Cari amici, buongiorno. È un po' di tempo che non ci sentiamo e non ci vediamo. Colgo l'occasione, lo spunto, da una stupidata, io la dico, ma una prepotenza, un'arroganza senza limiti di un nostro deputato. Parlo del Barbaro Barbareschi, che se l'è rifatta con un mingherlino delle Iene, perché questo, nella sua ampia possibilità di richiesta, l'ha domandato a Luca: come mai lei non va mai in Parlamento? Ne aveva tutto il diritto, è un italiano, paga anche quella quota parte come italiano dello stipendio, delle prebende che vanno a Luca, e quindi ha il diritto di chiedere come mai. Questo, con l'arroganza, ripeto, tipica, è sceso dal suo yacht e lo ha rincorso, lo ha menato, addirittura c'è una scena orripilante, vergognosa, lo ha preso a pedate. Allora, io, sulla scorta di questa vergognosa scena, voglio fare un riepiloghino. Per esempio, gli Stati Uniti, con 305 milioni di abitanti, hanno 435 deputati, l'assemblea parlamentare, e 100 senatori, due per ogni stato degli Stati Uniti, 50 stati, quindi due, per un totale di 535, con 305 milioni di abitanti. La Germania, con 83 milioni di abitanti, ha un numero variabile, comunque intorno ai 600 deputati, e 68 deputati della Bundesrat, della Camera Bassa, totale 668 partecipanti del popolo al Parlamento. Il Canada, che ha 34 milioni di abitanti, ha 105 senatori e 308 deputati, quindi 413 con 34 milioni. La Duma Russa, improponibile come democrazia, ma comunque 144 milioni di abitanti, 450 deputati, più due rappresentanti per le 89 unità amministrative della Russia, che sono 89 per 2, altri 178, quindi 450 deputati più 178 rappresentanti delle unità amministrative. La Spagna, 47 milioni di abitanti, ha 350 deputati e 250 circa senatori. Il Giappone, con ben 128 milioni di abitanti, ha 480 rappresentanti della Camera Alta, e 247 Camera dei Consiglieri, quindi all'incirca 520 rappresentanti del popolo, con 128 milioni di abitanti. L'Italia, audite, audite, ha, con circa 60 milioni di popolazione, 630 deputati e 315 senatori, più qualcuno a vita, ben 950 all'incirca rappresentanti del popolo in Parlamento. Tutto questo per dirvi cosa? Che chiaramente la presenza fisica del Barbaresco non era, essenziale, perché ben 630, anche se ne manca uno. Il problema è che ne manca decine, mancano in modo totale. Un'altra buona percentuale, una pletora, ci sono un giorno sì e un giorno no, nel senso che hanno delle assenze intorno a 40, 50, 60, 70, 80%. Allora, mi dite un po' per quale motivo dobbiamo continuare a pagare tutta questa gente? La proposta che è stata fatta da tante parti è quello che questi rappresentanti degeneri del popolo italiano debba essere pagato con la presenza. Mi spiego meglio: ci sei, ti diamo X euro, non ci sei, non prendi nulla, una base, che so, 1000 euro al mese. Tanta parte della popolazione italiana ci vive. Il resto, se te ci sei alle sedute, al Parlamento, con le tue mozioni, con i tuoi suggerimenti, eccetera, riceverai un quid ad personam nel momento in cui te ci sarai. Lo vogliamo fare? Ci siamo veramente rotti le scatole. È una cosa estremamente vergognosa, deprimente, anche angosciante, vedere un tizio che scende da uno yacht e che sta lì, prende 13, 14, 15 mila euro al mese e non si fa nemmeno vedere. Molto probabilmente avrà dato anche un IBAN per un accredito
in conto dell'importo per non andare materialmente a incassare. Arrivederci.